riguarda le tecniche fotografiche, ci stanno diverse tecniche fotografiche. Ci sta chi piace fare la fotografia a largo campo, chi piace fare le fotografie alle costellazioni. Per esempio, questo amico mi disse che ha un'intenzione di fare un mosaico su Orione con 30 ore di esposizione. Mosaico vuol dire perché che lui fa il campo visivo? No, mosaico significa che lui farà una fotografia in alta risoluzione. Quindi cosa significa? Lui farà alti ingrandimenti, alzerà un po' gli ingrandimenti e prenderà diverse parti di Orione, poi le va a assemblare con Photoshop o con un altro programma di fotoritocco. Quindi andrà a assemblare questa immagine e avrai un'immagine molto più grande e dettagliata. Perché ovviamente se tu vorresti fare, che ne so, con un sensore, poi dipende dal tipo di sensore che hai, perché se per esempio lui ha un sensore piccolo, quindi come ti dicevo prima, io calcolo per sapere gli ingrandimenti la focale del telescopio diviso la diagonale della camera, che può essere reflex, CMOS, CCD. Quindi se la diagonale è 6 mm, quelle più piccole sono da 6 e 7 mm, addirittura anche 5 mm qualcuno. E quindi vuol dire che con un telescopio di 1500-1000 di focale avrò già a molti ingrandimenti, l'oggetto non mi entrerà. Allora, io ad esempio ragiono con gli ingrandimenti. Io ho come punto di riferimento la Luna che sta dietro le mie spalle, che ha 40 ingrandimenti. Quindi so che a 40 ingrandimenti, quando io osservo nell'oculare, mi aspetto l'oggetto in un certo modo. Se alzo gli ingrandimenti, so già che l'oggetto non inizio a vederlo tutto, inizio a vedere una parte dell'oggetto. Questa è la mia tecnica, nel senso che mi baso sulla mia esperienza di quanto riguarda il fattore ingrandimenti. Se devo fare un mosaico, faccio un esempio, io parto da un punto dell'oggetto, faccio la fotografia, faccio la mia esposizione e poi mi sposto. Poi è naturale che poi con Photoshop me lo vado ad assemblare. Quindi anche se poi una parte mi viene, che ne so, si va a sovrapporre a quel pezzo, io poi con Photoshop mi vado a calibrare la stessa intensità di luce, la stessa intensità del colore, in modo tale che l'immagine sembra quanto più uniforme possibile. Ma la vostra fotografia è vasta, è molto immensa.